Purtroppo mi ha scritto Babbo Natale, tipo maledetto. Questo qua è il suo profilo, questo qua è il suo post. Mi ha scritto una cosa orribile, cioè mi ha scritto ciao bimbo. Io ho scritto tipo ciao, chi sei? E lui ha scritto tu brutto maledetto, non mi conosci? Ti farò vedere io. E io qua mi sono inquietato, raga, e ho scritto perché sei così minaccioso? Stai tranquillo. E lui mi ha scritto questo Natale farai meglio a non dormire, Dunis. Se ti addormenterai, io ti ucciderò. Questa è una sfida da parte del tuo babbo preferito. Cioè, praticamente, raga, mi ha minacciato. Lui dice di essere Babbo Natale e che questo Natale mi ucciderà. E forse, se voi volete, posso registrare quella notte per farvi vedere cosa succede. Perché secondo me uscirà una cosa fighissima. Io provo a chiamarlo. Vediamo che cosa succede. Raga. Raga, mi ha risposto. Pronto, Babbo Natale? Babbo Natale? Dunis. Sono proprio io. Ciao. Che bello vederti qua. Mi fa proprio emozionare. Babbo Natale, non mi spaventi. Perché mi stai minacciando? Io mi ricordavo che tu fossi buono, che porti i regali. Sei veramente Babbo Natale? Povero illuso. Io sono il Babbo Natale. Che questo Natale sarà sempre con te. Che cosa intendi con questo, Babbo Natale? Ti ripeto un'altra volta. Tu questo Natale non dormirai. Oppure per te sarà la fine. E come faresti, sentiamo? Cosa vuol dire? Io posso entrare nelle case di tutti. Non lo sai. Certo, certo che lo so. Ok, va bene, grazie Babbo Natale. Seguirò il tuo consiglio. C'è stato un piccolo problemino. Secondo me questo non è Babbo Natale. Questa è una storia di Babbo Natale pauroso. Dice che il suo vicino è il Grinch. Però questo è un Grinch, tipo il Grinch.exe. Tutti fanno finta che lui non esiste. Ho provato a dire ai miei genitori che lui è il Grinch, ma loro ovviamente non mi hanno creduto perché sono pazzi. Ma io sono l'unico intelligente. Oh mio Dio! Ha sentito un gatto, ha sentito il verso di un gatto e c'era lui. E parla così col gatto, raga, ma sto qua è fuori. Ma che cavolo fai? Ma vi immaginate sporgervi dalla vostra finestra e ritrovarvi sto qua che va... Ciao gattino mio, c'è ma tutto bene. Guarda, guarda, che unghia. Ma guarda, la mia reazione sarebbe stata molto peggiore. Io avrei chiamato la polizia e i pompieri, l'ospedale psichiatrico. Cioè, ma non è possibile. Ma questo non è il Grinch, questo è un maniaco, raga, dei gatti peraltro. No, sta portando una borsa con della cosa che cola, chissà cosa sarà mai. Cioè c'era un grande buco nel suo giardino e ovviamente lui stava scavando, no? E c'era una mano, oh santo cielo. L'ha visto, l'ha visto, l'ha visto, l'ha visto, l'ha visto, l'ha visto, vai via. Questa è la protezione, raga, anche l'iscrizione vi protegge. Iscrivetevi, lasciate like, protezione. Si sono incontrati, si sono incontrati. L'ha bloccato, dice che noi siamo vicini. Ovviamente io vi traduco dall'inglese. Dice, no, dice io parlo solo agli umani, vattene via dalla mia vista. Dice, beh io sono un umano, qual è il problema? Mi discrimini per caso? No, vai, vai via, ascolta bambino. Sembrava molto arrabbiato, però comunque se n'è andato. Lui ovviamente gli batteva il cuore come la Macumba Macaramba, cioè che è un ballo particolare. Allora, la nonna è la più paurosa di tutte. Io non so come caspita è possibile, ma cioè che nonna è quella? Poi perché c'è come stella di Natale c'è la testa del Grinch? Ma chi... Ti piace il mio albero? Dice sto qua. Chi è questo? Dice che era molto bella questa ragazza, ma chi è che è? Patricia, non ti interessa se io vengo ucciso? Ho visto io il Grinch l'altra notte. Tu sei un pazzo, Alfred Bringo. E lui dice, Patricia, Patricia, torna qui. È una storia d'amore, raga, è una ship questa. E dice che qualcuno deve fermare quel cattivone. Cioè, tipo, la polizia gli ha bussato. Guarda com'era vestito, raga, ma c'è questo qua. Ma è normale. Cioè, ma è chiaro che non è normale, giusto? Però dice effettivamente che lui è il Grinch, quindi magari, cioè, o crede tanto di essere il Grinch. Dice che dobbiamo controllare il tuo giardino. E lì aveva nascosto la mano. Ha detto, andate, andate, mamma. Io come poliziotto qui avrei detto no, no, non ci vado. E hanno trovato questa cosa. Già, tutti erano sconvolti. Lui era molto felice e fiero di aver salvato il town, il...
il villaggio. Sto molto bravo, alla fine è finita bene questa storia, però raga, bisogna stare attenti, perché questo qua secondo me non era veramente un Grinch, era semplicemente una persona pazza che credeva di essere il Grinch che ha ammazzato uno. Quindi state attenti questo Natale, mi raccomando, perché ci fra persone pazze, fra babbi natali pazzi, non è proprio rassicurante. Quindi iscrivetevi per avere tutte le protezioni e lasciate like. Questa è una mossa di marketing non indifferente. Bacioni!